questo borgo, questa città Castiglion Fiorentino merita di diventare, nella mia fantasia, coordinata poi e appoggiata dall'amministrazione comunale, una sorta di ombelico del cinema della Toscana e perché no dell'Italia. Al via la 7ª edizione del Castiglioni Film Festival, l'evento cinematografico che si svolgerà dal 15 al 18 di luglio a Castiglion Fiorentino presso la Corte del Cassero e il Teatro Comunale Mario Spina. Presenti registi, attori e guest star, prevista una selezione ufficiale anche di cortometraggi in concorso e proiezione di cortometraggi. Io credo che sia importante anche dare un bel segnale, questo un segnale di ripartenza, questo è un ottimo avvio anche per uscire da questa situazione di anni, di due anni che stiamo vivendo, e quindi ecco il modo anche per risocializzare. Tante le novità, a cominciare dagli ospiti. Protagonisti saranno infatti quattro registi e sceneggiatori d'eccezione: Enrico Vanzina, Alessandro Pondi, Neri Parenti e Massimiliano Bruno. Ci sono veramente grandi nomi e noi siamo davvero onorati di ospitarli qui a Castiglion Fiorentino, perché è un bel segnale di attenzione anche a questo mondo che davvero sta vivendo un periodo molto, molto negativo, e c'è una ripresa e noi vogliamo abbracciare questa ripresa, vogliamo accogliere questi professionisti del cinema. Hanno confermato la loro presenza anche la stilista Regina Schreker e l'attore Maurizio Mattioli. Diamo un premio alla stilista, un premio alla carriera Regina Schreker, che per l'appunto Regina nel 2003 ha realizzato i costumi al Teatro Puccini d'Oro del Lago della Turandot e ha collaborato e collabora in altri teatri. Sì, il cinema non significa solo cinema, significa musica, teatro, danza, tante cose, tutte ruotano intorno alla 7ª arte.